Buonasera Nord-Est da Micaela Faggiani. Questa sera abbiamo un ospite che ci farà compagnia durante tutto il nostro notiziario, è Mara Borriero, presidente della delegazione del Veneto e del Trentino-Alto Adige della IDA, che è l'associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda. Intanto grazie di essere con noi. Grazie a voi. Tra l'altro dico presidente del Veneto Trentino-Alto Adige, ma prossima, diciamo, candidata per quanto riguarda le elezioni nazionali della IDA, quindi alla presidenza nazionale. Che ci sarà in Onere aprile. e onore, Oneri immagino, onori. nel vero senso della parola, che ci sarà ad aprile la sua competitor, così possiamo dire, è di Roma, se non No, è sbaglio. una È piemontese. una piemontese. Non diciamo, anzi, non sveliamo ancora nulla per quanto riguarda i progetti e quello che vorrà fare se mai succederà che diventi la Presidente nazionale della IDA. Prima, vediamo però quali sono le notizie di cronaca della giornata, aiutati da Cristina Pagnin di Blu Radio Veneto. Potrebbe esserci una rapina finita in tragedia all'origine dell'omicidio di Alessandro Malvestio, 72 anni, l'anziano trovato morto ieri sera all'interno della sua abitazione in mezzo alla campagna a Massanzago, nel Padovano. L'uomo, che conduceva una vita molto riservata e viveva in una casa di pochi metri quadri, è stato trovato imbavagliato, legato con le mani e i piedi a una sedia. A dare l'allarme, il fratello, passato per dargli un saluto. Secondo un primo accertamento, la morte sarebbe stata provocata da soffocamento, ma si attende l'esito dell'autopsia per stabilire le cause esatte del decesso. Un carabiniere in servizio per anni a Chioggia nel Veneziano e poi trasferito a Torino è stato arrestato nell'ambito di un'indagine dell'arma su un presunto giro di droga in cui erano rimasti coinvolti due imprenditori edili siciliani da tempo residenti a Chioggia. Il carabiniere Alessandro Marangone è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare perché sospettato di aver fornito informazioni riservate ai presunti trafficanti di droga. Secondo l'accusa, sulla base anche delle deposizioni di un collaboratore di giustizia, il militare sarebbe entrato più volte nel sistema informatico del Ministero degli Interni e avrebbe poi fornito informazioni relative alle inchieste in corso a Venezia. 111 giubbotti in pelle, tutti abusivamente contraddistinti dal marchio Vera Pelle, sono stati sequestrati dagli agenti della questura di Trieste. Un cittadino romeno e un italiano sono stati denunciati a piede libero. I capi in pelle sono stati rinvenuti a Fernetti all'interno di un furgone con targa romena arrivato dalla Slovenia. Già a un primo controllo della merce sono emerse delle irregolarità, in particolare riguardo al marchio Vera Pelle rinvenuto sui giubbotti. Da qui la decisione di chiedere l'intervento dell'Agenzia delle Dogane. Le successive verifiche hanno fatto emergere che la ditta italiana, produttrice dei capi in pelle introdotti sul territorio nazionale, non è licenziataria di tale marchio. Circa 130 kg di sigarette Marlboro e Chesterfield di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso all'interno dell'aeroporto Antonio Canova, nascoste nei trolley di tre cittadini ucraini. Gli stranieri, tra i 25 e i 30 anni, sono stati denunciati. Il valore della merce è quantificato in 16.000 euro. La sede del Popolo della Libertà di Sovizzo, nel Vicentino, è stata presa di mira e danneggiata la scorsa notte dai vandali. Secondo una prima ricostruzione, ignoti hanno infranto la vetrata della sede, probabilmente utilizzando un segnale stradale da cantiere, che poi è stato trovato vicino al luogo del danneggiamento. Sulla vetrina apposta a pieno terra era esposto il tricolore italiano e la bandiera del partito. Il fatto è stato denunciato stamane ai carabinieri della stazione di Montecchio Maggiore, che ora stanno svolgendo le indagini. È probabile che verranno esaminate le telecamere, anche delle banche, dislocati in zona per risalire agli autori del gesto. Una lettera di solidarietà al gruppo di Sovizzo del PDL è stata inviata da Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro, che ha stigmatizzato l'episodio. Allora, prima di addentrarci nel nostro primo piano che oggi viene dedicato alle donne, vogliamo capire un po' di più chi è Mara Borriero. Allora, la sua azienda, la prima azienda, perché poi fa molte cose, la prima azienda è la SCA, un'azienda produttrice di attrezzature per l'allevamento avicolo, presente oggi in 50 paesi. Mi stava raccontando prima, dietro le quinte, se così si può dire, che ha iniziato giovanissima, a 16 anni, a lavorare. Ha portato avanti questa azienda, anche da sola, dall'estero a vendere questo prodotto Sì, ho poi. iniziato a 16 anni, a 20 anni avevo in mano la conduzione dell'azienda e ho iniziato subito a sviluppare i mercati esteri. Anche quelli più difficili. Anche quelli più difficili, tipo la Libia, per dire, o Egitto, paesi del Maghreb. Poi, pian piano,
le cose sono, tra virgolette, anche andate avanti e adesso sta cercando di lasciare spazio anche al figlio. Sì, adesso mio figlio è da qualche anno l'amministratore delegato, è in azienda da 11 anni. E si sta occupando e molto bene dei mercati esteri e anche è diventato direttore generale. E, penso che entro quest'anno concluderemo il passaggio di consegne. Sì. Ma com'era una volta diventare, cominciare a fare l'imprenditrice, com'è adesso? Sono cambiate le cose, immagino? Sono cambiate perché quando ho iniziato io nel 62 donne non ce n'erano. Nel campo imprenditoriale. Io come la guardavano? Poi questa è una domanda forse indiscreta, ma come la guardavano come donna imprenditrice? Mi guardavano con diffidenza, devo dire. Ero una ragazza giovane, anche inesperta, non ero competente del settore di cui mi curavo, però insomma, ero una ragazza convinta, determinata, con tanta buona volontà. Ho fatto poi delle scuole private serali, di ragioneria, di storia, di letteratura, perché in effetti il fatto di aver incominciato molto presto, ma privato anche di frequentare, di fare un certo tipo di studi. E poi direi che quando i clienti, i fornitori, le banche si sono resi conto che ero una ragazza seria, che facevo seriamente il mio lavoro, non ho avuto problemi. Questo è l'importante, comunque la determinazione. La determinazione e la serietà. Questa è la cosa più importante. Tra l'altro, oltre alla sua azienda, è anche socia proprietaria dell'Hotel Arias di Vicenza. Abbiamo detto appunto presidente della delegazione Veneto e Trentino dell'AIDA. Spieghiamo che cos'è questa associazione. AIDA è un'associazione che è nata 50 anni fa in Piemonte, a Torino. E fa parte di un network mondiale che si chiama FSEM, Femme Chef d'Entreprise Mondiale, associazione nata in Francia alla fine della Seconda Guerra Mondiale e praticamente raggruppa imprenditrici e dirigenti d'azienda di tutta Italia. Ci sono anche delle professioniste, abbiamo un limite nell'accettazione delle professioniste, cioè devono rappresentare al massimo il 10% delle nostre socie. E AIDA è articolata in 15 delegazioni, quindi copre tutta Italia, e è formata da imprenditrici che operano nei settori più vari. Abbiamo dall'azienda oltre 1000 persone all'azienda, da 5 operai per dire. Ecco. Quindi è un bellissimo spaccato, un bellissimo quadro di quella che è l'imprenditoria italiana. Ecco, in quali ambiti opera l'associazione? Dove vuole arrivare? Quali sono le sue finalità? Beh, prima finalità è incoraggiare e sviluppare l'imprenditoria femminile in Italia. Ecco, questo è il punto base. Che mi sembra sia già comunque difficile. È difficile, però ci sono spazi, ci sono buoni spazi, le donne hanno preso piede, è importante che siano convinte delle loro doti. Ecco, questo è un punto base, perché poi se lei guarda bene, donne che lavorano, che hanno un peso importante nelle aziende, ce ne sono tante, però magari non appaiono. Cioè, non fanno notizia. Non fanno notizia, non appaiono, non hanno magari poteri. Hanno un potere di lavorare, di prendere decisioni, eccetera, però non hanno magari il potere di firma, di rappresentanza dell'azienda. Ecco. Questa è una cosa importante. Sì. E questo noi ce lo sentiamo come mission, direi, rendere consapevole la donna delle sue possibilità e di quello che può fare. Ecco, ecco, prendo spunto da questa sua affermazione anche per lanciare il nostro primo piano di oggi. Ci occupiamo di violenza sulle donne, un fenomeno che riguarda veramente indistintamente la donna imprenditrice quanto la donna casalinga. Abbiamo preso spunto appunto dagli ultimi fatti di cronaca che sono avvenuti soprattutto nel Padovano per fare un piccolo quadro della situazione per quanto riguarda la violenza alle donne nel Padovano, ma non solo. Allora ascoltiamo questo servizio. Una giovane cubana massacrata dalle botte del fidanzato padovano, una giovane prostituta brasiliana uccisa da una mano ancora ignota.
sono solo gli ultimi due casi a Padova i più eclatanti di violenza sulle donne, un fenomeno purtroppo in crescita anche a Nord-Est. I dati del Centro Veneto Progetti Donna di Padova parlano infatti di un aumento del 20% dei casi raccontati e gestiti dalle operatrici dell'ente. Il dato che fa riflettere è che si tratta nel 60% dei casi di donne italiane con alle spalle una relazione stabile, donne per così dire normali. E spesso loro ricevono questa violenza all'interno di relazioni o intime o relazioni di prossimità. È raro che una donna venga aggredita per strada, può succedere, ma il fenomeno che noi vediamo è un fenomeno che riguarda le relazioni fra le persone, fra gli uomini e le donne. E allora, che cosa serve? Sono molte cose, lo diciamo anche questo da molto tempo. Le cose basilari sono ovviamente avere dei centri antiviolenza che si occupano di queste situazioni, ma soprattutto avere una rete forte che lavora per risolvere queste situazioni. Le case sono uno strumento indispensabile per il percorso di uscita dalla violenza. Una riflessione più ampia va di conseguenza al cancan mediatico su donne, potere e escort al centro della cronaca nazionale in questi giorni. Al di là delle valutazioni personali e della morale di ognuno, vale la pena per il Centro Veneto Progetti Donna di Padova pensare ad un'opera di sensibilizzazione e ad un lavoro per un cambiamento culturale proprio sulla concezione della donna nella società odierna, un impegno che deve coinvolgere sia le donne che gli uomini. C'è bisogno che un territorio, che un paese, che uno Stato, che una comunità cominci a condividere alcune idee, un'impostazione rispetto a ciò che è una donna, a cosa è giusto, a cosa non è giusto, cosa è un reato, cosa non lo è, a cosa è bene, a cosa non è bene, per esempio per una donna, per una ragazza, ecco, come vogliamo educare le nostre figlie, le nostre ragazze, cosa vogliamo per loro, che futuro vogliamo per loro. Ecco, mi vengono in mente queste cose, sono molto importanti perché dietro alla violenza, parliamo di violenza di genere, non di una violenza qualsiasi, le donne subiscono violenza in quanto donne, non perché passano per strada casualmente. Ecco, questo è un fenomeno purtroppo che esiste, come ha detto appunto anche Patrizia, nelle nostre case, soprattutto nelle relazioni normali, tra virgolette, che succedono questi episodi. Ed è importante parlare anche di un cambiamento di cultura, di mentalità, sì. Forse anche questo interessa ovviamente tutte le donne, sì. Questo. Un cambiamento rispetto a quello che si pensa della donna oggi, immagino che anche voi portiate avanti questo. Sì, anche. Io però farei un passo indietro. Dobbiamo un po' ripartire dalle basi. Cioè, noi dobbiamo avere dei buoni esempi. Uh-huh. Cioè, non è accettabile sentire un linguaggio che ci senti spesso in televisione, che senti dai nostri politici, da chi deve dare l'esempio. Io vorrei tornare molto su questo, puntare molto su questa cosa, perché come in una famiglia i figli prendono l'esempio dei genitori, così noi cittadini lo prendiamo da chi ci governa, da chi è a capo, cioè c'è questa, è tutto degenerato, è tutto il nostro senso di accettazione di quello che invece non dovrebbe essere accettato è troppo salito in alto. Noi dobbiamo tornare indietro e dobbiamo partire con più rispetto, tutti, ma a tutti i livelli. Non si può, noi stiamo pagando, secondo me, tutto questo linguaggio, questa facilità di usare un linguaggio violento, diseducativo, e a tutti i livelli. Io insisto molto sul fatto che chi è a capo deve dare l'esempio. Io nelle mie aziende mi sento il dovere di dare l'esempio, il buon esempio. Non si può, devi trattare le persone con rispetto e quindi ti rispetteranno. Certo. Devi essere onesto, quindi anche loro si comporteranno in maniera onesta, oppure ci sarà sempre la persona. Però non significa niente. Dobbiamo ritornare. Io chiedo veramente un appello da cittadina accorato a chi ci governa perché si torni ad avere il massimo rispetto a tutti i livelli. A proposito comunque di chi ci governa, dovremmo avere in collegamento telefonico con noi Simonetta Tregnago, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, che ringraziamo di essere con noi. La sento al telefono?
Buonasera. Buonasera, abbiamo fatto così una piccola panoramica per quanto riguarda il problema della violenza sulle donne, ma in questo momento stiamo parlando anche un po' di un cambio di mentalità della questione del rispetto, non solo per la donna, ma ovviamente per tutti. Ieri si è parlato di un attento lavoro della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto per il 2011, ovviamente in diversi campi, per quanto riguarda il lavoro in primo piano, ma poi anche per quanto riguarda, immagino, un cambio di mentalità. La presenza soprattutto delle donne nella politica e nella vita di tutti i giorni. Approfitto, scusate, del collegamento per salutare Mara Boriero, cara amica, ciao. Va bene, Ciao Simonetta, assolutamente. ciao. Ciao Mara. Ciao cara. Ascolti, condivido, ho sentito le parole che ha detto Mara, le condivido soprattutto per quello che riguarda la necessità di un rispetto proprio. Da lì bisogna partire per tutto quello che riguarda l'educazione. Rispetto dei diritti umani, infatti è per questo noi siamo Commissione Pari Opportunità Donna-Uomo, però nasce appunto dal rispetto dei diritti umani come donne e come uomini. Parliamo appunto nella nostra nuova programmazione di lavoro, Certo. tema sempre molto importante e presente, e della presenza, come diceva lei, delle donne nella politica e nelle istituzioni. Abbiamo bisogno di più donne presenti, attive nel territorio, nelle istituzioni, nelle amministrazioni, perché le donne generalmente, come governano bene la casa, stanno governando bene anche la cosa pubblica. Il problema immagino sia il tempo che manca sempre alle donne e forse anche un po' di consapevolezza, come diceva Mara. Assolutamente, abbiamo bisogno di condividere i ruoli sia all'interno della famiglia che fuori. Questa è la cosa fondamentale. Poi forse le donne, e questo poi è anche una provocazione che lancio a Mara, hanno bisogno di fare rete spesso anche tra di loro, ma non solo, per riuscire a fare più cose. Chiedere aiuto, noi dobbiamo imparare anche a chiedere aiuto quando non ce la facciamo da sole, guardiamoci intorno e allunghiamo la mano, sicuramente c'è qualcuno che ce la prende. Assolutamente. Qualche piccola anticipazione del programma 2011, giusto per dire due cose? Purtroppo parleremo ancora di donne e crisi nel mondo del lavoro. Andiamo a fare una fotografia della situazione attuale, una sintesi dei dati raccolti in questi ultimi 2 anni, che sono stati 2 anni molto difficili, e penso che con una tavola rotonda andremo a raccogliere le idee, a fare qualche proposta operativa, chiamando anche in causa tutte le associazioni di categoria, imprenditoriali e sindacati. E proprio per richiamare sempre, continuamente, la politica a una maggiore attenzione nei confronti dei problemi del lavoro. Inoltre parleremo anche di violenza domestica, ancora sempre è una costante nelle nostre attività, con un'indagine dedicata agli omicidi e tentati omicidi in Veneto in una prospettiva di genere. Purtroppo abbiamo avuto molti casi, la cronaca a livello nazionale ce li riporta quasi tutti i giorni, non dobbiamo mai togliere l'attenzione. Assolutamente, questo è importante, lo vogliamo ribadire anche noi. Allora, intanto la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, speriamo di averla qui a ospite anche. Grazie, buon lavoro anche a tutte voi. Grazie mille, molto gentile. Ciao Simonetta. Ciao, ciao Mara. Approfittiamo appunto anche per parlare della rete, ne parlavamo anche questo prima. Importanza della rete per voi, ma immagino anche per tutte le altre professioni, tra Sì. donne ma non solo. Tra donne, ma non solo, cioè, dobbiamo avere il piacere di condividere. La condivisione è un piacere, è il piacere della condivisione si raggiunge, a un certo punto della vita, secondo me. Quando hai imparato, hai visto, poi ti rendi conto che da solo non sei niente, oppure trasformiamolo più in positivo, che insieme vali molto di più, per cui incominci a condividere, ad apprezzare la condivisione. Anche immagino, soprattutto in questo momento di crisi, perché mi sembra che la Sì, parola d'ordine sia questa, poi fare rete. infatti. E io in questo vedo una maggior maturità in generale, insomma. La crisi ha portato a questo desiderio. Si capisce che non ce la si fa, sempre da soli. Sì. Cambiando decisamente argomento, ma poi torniamo a parlare di rete, di donne imprenditrici, soprattutto voglio sapere da lei quali sono le
prospettive nel caso lei diventasse sì. presidentessa o presidente nazionale. Facciamo una piccola riflessione su quello, anche qui si è parlato molto di questo film. Il 21 gennaio è infatti la data di nascita di Renato Barborini, il poliziotto della stradale di Seriate che il 6 febbraio del 1977 cadde sull'asfalto con il collega Luigi D'Andrea sotto i colpi della banda Vallanzasca al casello di Dalmine. Proprio oggi, il 21 gennaio del 2011, uscirà nelle sale cinematografiche il film Gli Angeli del Male, un film con la regia di Michele Placido. Molte sono le state e continuano ad essere le contestazioni e le critiche rivolte al film, a partire proprio dal corpo di polizia, ma non solo. Luisa Bertini ci racconta cosa ha mosso l'uscita di questo film. Un'operazione commerciale vergognosa e priva di ogni moralità. È così che Franco Macari, segretario generale del COISP, sindacato indipendente di polizia, definisce la pellicola, non ancora uscita nelle sale cinematografiche, dedicata alla vita di Renato Vallanzasca, autore negli anni 70 e seguenti di numerose rapine, sequestri, omicidi ed evasioni, condannato complessivamente a 4 ergastoli e 260 anni di reclusione. La figura di Vallanzasca rischia di dare nel film un'immagine troppo affascinante e a tratti positiva di una figura invece negativa della cronaca nera italiana e di dimenticare le vittime. Il film aveva già raccolto la sua buona dose di critica alla presentazione durante l'ultimo Festival di Venezia e già in fase di realizzazione il COISP aveva espresso il suo dissenso, chiedendo di prendere una sola delle vite distrutte dalla potenza omicida di Vallanzasca e trasformarla in film. Posizione netta, insomma, quella del COISP, che non esclude la possibilità che delegazioni del sindacato venerdì sera manifestino davanti ai cinema in più parti d'Italia, dove sarà programmato il film, insieme ai familiari di alcune delle vittime che per colpa di Vallanzasca non hanno potuto assicurare un futuro ai loro figli e un affetto alle loro famiglie. A noi non resta che aspettare l'uscita della pellicola, che di tutte queste polemiche avrà anche beneficiato, se non altro in termini di aspettativa e curiosità da parte dell'attenta opinione pubblica. Forse anche in questo caso, mi veniva da pensare, non c'è, cioè, il limite tra il bene e il male spesso sì, viene confuso. Sì. Spesso sì. Sono proprio... in nome dell'arte, in nome della conoscenza, io non la provo comunque. Ecco, questo è importante. Poi mi veniva sempre in mente, appunto, prima abbiamo parlato di mentalità, di televisione, purtroppo ce la si prende spesso con la televisione, ma mette di fronte ad una realtà spesso anche povera culturalmente parlando. Sì. E ti droga in un certo senso, no? Ti droga, poi fa presa di più sulle persone anche che hanno poche possibilità, persone per le quali magari la televisione è l'unico svago. E trovo, insomma, ricordo con gran rimpianto gli sceneggiati che c'era una volta. Era un'altra televisione. Esatto. Forse si ritorna sempre al problema della mentalità e della cultura. Ma a proposito di mentalità e cultura, andiamo un po' a capire che cosa ha in progetto nel caso appunto lei diventasse la Presidente nazionale. Allora, ho in progetto di ripensare ad Aida, perché appunto Aida festeggia quest'anno i 50 anni e probabilmente è arrivato anche il momento di cambiare qualcosa. Poi io in questi miei 6 anni di presidente di delegazione ho guidato la delegazione col mio spirito imprenditoriale, quindi ho pensato allo sviluppo, ho pensato a delle iniziative e infatti abbiamo raddoppiato il numero di soci in 6 anni, questo grazie anche a tante socie e grazie al piacere che c'è stato da parte di molte imprenditrici di associarsi ad Aida. E quindi ho in mente, se diventerò presidente, ho in mente appunto di fare, facciamo un'analisi, vediamo che punto siamo, quante siamo, che tipo di lavoro facciamo e poi pensare a uno sviluppo, pensare all'entrata, a favorire di più l'entrata delle giovani. Noi abbiamo fatto a livello nazionale un gruppo Amiche Aida,
che racchiude praticamente, di cui fanno parte le imprenditrici che non hanno ancora le caratteristiche per essere socie ordinarie, ma sono sulla strada per diventarlo. Quindi possono essere, non so, figlie di imprenditori, possono essere imprenditrici che hanno appena iniziato, però hanno volumi d'affari bassi. È una forma embrionale. È una forma embrionale. A questo credo molto, credo che l'associazione deve porre massima attenzione a questo. Ecco. Quindi vorrò, se diventerò appunto Presidente nazionale, mettere ancora più l'accento su questi punti. Poi stavo pensando, naturalmente dovremmo fare una commissione che valuterà, eccetera, di trasformare AIDDA in, anziché in delegazioni regionali, in delegazioni provinciali, perché imprenditrici ce ne sono tante, fai fatica a conoscerle se hai una delegazione che si sviluppa in tutta una regione, è più facile se è provinciale. Per dirle, io da quando sono diventata presidente AIDDA ho scoperto, fra virgolette, che nel mio paese 8.000 abitanti ci sono 6 imprenditrici. In realtà ne conoscevo una prima, per cui ecco. È un ritorno al territorio. È un ritorno al territorio. Ecco, poi abbiamo noi come delegazione Veneto e Trentino Alto Adige, stiamo portando avanti da 5 anni un progetto interregionale culturale di cui fanno parte altre 5 delegazioni AIDDA, sulla scoperta delle autrici dimenticate dell'Ottocento. Capo del progetto è Antonia Arslan, che abbiamo avuto qui gradita ospite poco tempo fa, che salutiamo naturalmente. E praticamente ogni anno ristampiamo un'opera di un'autrice di una certa regione. Ecco, abbiamo già fatto il Veneto, la Toscana, abbiamo fatto Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Quest'anno tocca il Piemonte. Ecco, sono progetti che, oltre a creare questo spirito di condivisione, che è molto importante, ci uniscono e sviluppano questo lato culturale che io ritengo basilare in una società sana, in una democrazia sana. Una domanda un po' così anche curiosa, ma che rapporto c'è con gli imprenditori uomini? Ottimo, ottimo. Io anche in... Non vi vedono un po' come... No, secondo me no. Dipende sempre da come ti poni tu. Ecco, io per esempio non potrei pensare a un'azienda di sole donne come non potrei pensare a un'azienda di sole uomini. Va benissimo essere insieme, lavorare insieme. Ognuno ha le sue caratteristiche e messe insieme fai squadra. La squadra è importante. Comunque io sono d'accordo con il presidente Napolitano quando dice che una nazione che non pensa ai giovani non ha futuro. E io aggiungo anche i giovani e le donne. Ecco, questo è basilare per avere una società più equilibrata, più giusta e anche una società con delle forze nuove che hanno voglia di emergere, che hanno voglia di fare. Ecco. Altrimenti rimaniamo sempre con le stesse persone, con gli stessi nomi che girano e rigirano. Esatto, sì. Allora, noi la ringraziamo. Grazie a voi. Facciamo in bocca al lupo, speriamo di poter dare appunto la notizia della sua nomina a livello nazionale in quel di aprile. Chiudiamo qui il nostro notiziario, vi lascio adesso con le previsioni del tempo e con la bacheca degli appuntamenti. Vi auguro naturalmente un buon fine settimana e ci rivediamo lunedì, come sempre. Grazie dell'attenzione, arrivederci e buona serata. Bentrovati all'almanacco di sabato 22 gennaio. Il sole sorge alle 7.45 e tramonta alle 17.03. La chiesa festeggia San Vincenzo di Saragozza. È il martire spagnolo più popolare. Aiutò nella predicazione il vescovo Valerio e patì terribili persecuzioni, il carcere, la fame, il cavalletto e le lame incandescenti. Dopo la morte, suo corpo si salvò dalle bestie selvatiche e dalle acque profonde. Il 22 gennaio 1922, dopo circa 7 anni di pontificato, morì Papa Benedetto XV. Ed ora alcuni appuntamenti e segnalazioni.
La programmazione di Vicenza Danza riprende sabato 22 e domenica 23 gennaio alle ore 21 con una grande interpretazione della danza contemporanea italiana, l'Otello, messo in scena dal Balletto di Roma, un'intensa messa in scena danzata della tragedia shakespeariana. Lo spettacolo sarà introdotto in entrambe le date, alle 20, dall'incontro con la danza condotto da Stefano Tommasini, critico e studioso di danza e di teatro musicale contemporaneo. L'amministrazione comunale di Castelserugo, in collaborazione con Radio Company, organizza per sabato 22 gennaio alle 21.30 presso il Palasporto di Castelserugo una festa anni 80 e 90 per ringraziare tutti i volontari, civili e non, le forze dell'ordine e le forze armate che hanno aiutato il comune durante i giorni dell'alluvione. L'invito è aperto a tutti i cittadini con ingresso libero. Sabato 22 gennaio alle 18, presso la libreria Feltrinelli di Mestre, Virginio Gazzolo e Giancarlo Previati presenteranno il lavoro teatrale di Gino Rocca, il progetto di recupero della drammaturgia veneta, Se noi se matti non li volemo. Interviene per Mario Vescovo, docente di letteratura teatrale italiana. La sera stessa, alle 21, prima nazionale dello spettacolo al Teatro Toniolo di Mestre. Come ogni anno, l'associazione Roberto Farini organizza in concomitanza con il simposio e il corso pre-meeting un incontro aperto al pubblico che quest'anno verrà dedicato agli anziani e alla gastroenterologia e si terrà a Padova presso il Centro Congressi Papa Luciani il giorno 22 gennaio a partire dalle 15.30. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni di sabato 22 gennaio. In Veneto tempo inizialmente variabile per addensamenti nuvolosi soprattutto nelle prime ore e più ampie schiarite in seguito. In Friuli Venezia Giulia cielo da poco nuvoloso a variabile su tutta la regione. Soffierà bora moderata in pianura, forte e fredda sulla costa con raffiche sui 100 km orari a Trieste. In Trentino Alto Adige inizialmente nuvoloso con schiarite già in mattinata, in seguito prevalentemente soleggiato. Temperature con contenute variazioni di carattere locale nei valori minimi, massime stazionarie in leggere cale sulle zone pianeggianti, stazionarie o in lieve aumento su quelle montane.